Quindi questo secondo me. Grazie, grazie Rina. Allora siamo veramente in chiusura per rispettare i tempi di questa giornata. Sì, se c'è qualche ultima domanda, Giulio. Dottor Rappoli, nel contratto di governo che sta uscendo ora di Di Maio e Salvini è prevista l'abolizione delle vaccinazioni. Cioè, si era esagerati prima quando si è messo l'obbligatorietà o siamo un po' troppo faciloni ora? Io non so, preferirei non commentare perché l'altro giorno quando c'era Roberto Burioni che era qua per la giornata della meningite e abbiamo commentato a proposito di questo, abbiamo detto: Roberto, se questo governo si fa probabilmente io e te dobbiamo andare in esilio, quindi non so bene cosa fare, non lo so, spero che siano più, qualsiasi cosa succeda siano più ragionevoli di quello che dicono per il bene del paese. Questo è, Siena su questo è stata pionieristica. Sapete che qui a Siena c'è l'Accademia dei Fisiocritici che ha pubblicato ininterrottamente gli atti dal 1760 a oggi. Oggi purtroppo non è un grandissimo giornale, però esiste ancora. E un po' di anni fa abbiamo ristampato la prima edizione del 1760. E quindi ho avuto la possibilità di leggerlo e 1760 Siena descrive nel primo volume la variolizzazione di 40 bambini fatti qui a Santa Maria della Scala e a Siena. Quindi Siena è sempre stata pionieristica in queste cose. È il primo scritto che sono riuscito a trovare su queste cose. Magari si trova anche qua. Assolutamente. Tra l'altro Rino citava prima la presenza qui a Siena appunto pochi giorni fa per la giornata della meningite di Roberto Burioni. Chi lo conosce, Roberto Burioni è un virologo, un professore universitario che è diventato un influencer, questo è un termine un po' abusato in questo periodo, in questo caso parliamo di un influencer positivo, non di vezzi, di moda o di poco altro, ma appunto legato alla scienza. E riprendendo appunto la riflessione che te condividevi, questa è un esempio positivo perché è un medico che a un certo punto ha capito come nel mondo della comunicazione attuale c'era bisogno di voci propositive che venivano dalla scienza per controbattere quello che lui chiama la deriva dei somari. C'è l'ultimo libro che lui ha scritto che consiglio a tutti, parte proprio con una frase dicendo la scienza non è democratica, nel senso che la scienza dimostra delle cose e così sono. Ritornando a quell'elemento e quanto appunto la nostra città in questo è stata lungimirante da sempre e con una visione, proprio questo elemento della comunicazione, credo che legata alla scienza, una riflessione che condividevamo con il dottor Rappoli a chiusura di questa
questo evento. C'è bisogno in qualche modo che ognuno di noi faccia come si sente la sua parte, nel senso che noi viviamo dei tempi della comunicazione dove sembra tutto così facile, così immediato, dei grandi tempi della comunicazione. Io penso all'incontrario, penso che invece siamo bombardati di, chiamiamole informazioni, ma non sempre sono informazioni, non ne hanno la dignità, ma fra essere bombardati e invece fare un percorso di conoscenza in qualsiasi ambito, non solo quello scientifico, c'è una grande differenza. E ritorniamo allora al concetto della storia e al concetto dell'eccellenza che i nostri ospiti ci hanno raccontato. C'è bisogno sempre di tempo per fare le cose, c'è bisogno di sacrifici, c'è bisogno di continuità e di persone che hanno una visione nel costruire piano piano mattoni uno dopo l'altro. Le grandi velocità o le bacchette magiche, come ci stanno raccontando un po' in questi folli tempi del nostro paese, in questo momento forse sono lontani da quello che è la base di un'eccellenza. E ritornando all'esempio dei vaccini, così è, anche perché c'è il famoso effetto gregge che il dottor Rappoli racconta sempre, ossia a volte quando vengono dati dei dati, dice: ah, ma queste persone non hanno vaccinato, hanno avuto problemi. Sì, perché tante altre lo erano, no? Quindi qui si aprirebbe uno spaccato notevolissimo. Io chiudo con una nota personale, se mi è concessa. Pochi giorni fa, lo raccontavo a Rino, ho vaccinato i miei bambini che hanno pochi mesi, l'ho vaccinato con il vaccino della meningite ed ero molto emozionata. Ero molto emozionata perché appunto c'era la storia in quel momento per me, perché questo vaccino nasceva a Siena, nasceva dallo sforzo di amore e intelligenza di tante persone, e c'era la possibilità di proteggere i miei bambini da questa malattia. Quindi credo che oggi ci portiamo a casa, grazie a Umberto, a Piero, a tutti gli organizzatori di questa bella giornata, proprio il vero senso dell'eccellenza, che è nelle radici ed è nella storia. E io direi, ci lasciamo anche con una promessa: portiamo ognuno un amico, il proprio marito, moglie, figli, a visitare questo luogo, perché a proposito di conoscenza e di storia abbiamo veramente un tesoro bellissimo. Quindi ci prendiamo questi impegni, tra l'altro il personale è veramente squisito ed è uno dei tanti tesori che abbiamo e che a volte conosciamo poco. Allora, io ringrazio sentitamente Leonardo Guglielmetti, responsabile della Scuola dei Mestieri della Ferrari di Maranello, ringrazio Rino Rappuoli, ringrazio tutti voi e ovviamente un saluto finale a Umberto. Io vorrei chiudere con una nota di ottimismo pure in questo periodo. Perché sono queste le persone, sono queste le aziende che ci fanno guardare con fiducia al futuro, sono loro che ci fanno capire che una strada anche a Siena, anche in Italia c'è. E voi non c'eravate quando nella prima parte, diciamo, sociale dell'assemblea, io ho ricordato quello che abbiamo fatto non più di 10 giorni fa, quando abbiamo premiato dei ragazzi che al Dipartimento di Economia hanno fatto delle tesine su una business game hanno fatto. C'erano negli occhi di questi ragazzi una gioia, un entusiasmo, una soddisfazione di aver fatto questa gara, no? Il momento in cui li abbiamo premiato, 4 ragazze che veramente non c'erano premi in denaro, assolutamente, gli unici premi erano un voto aggiuntivo per l'esame di gestione aziendale, era l'esame del professor Pucci, no? Quindi c'era questo voto aggiuntivo quando il professore ha detto
ho dato valutazioni tutte superiori all'1, andavano dallo 0 al 4, perché uno poteva farlo anche più di a 0, chiaramente. Applausi fragorosi, entusiasmo. Ma quando poi abbiamo premiato i tre progetti migliori, esatto, cioè c'erano un paio di ragazze che saltavano per aria dalle gioie e non c'erano quattrini in ballo, c'era soltanto la soddisfazione di aver vinto questo premio. Il nostro impegno è stato quello che, nel caso volessero poi effettivamente dar seguito a questi loro progetti, noi daremo una mano, non in termini ingegneristici chiaramente, anche perché qui meno male che c'è qualche ingegnere come Corrado che fa ancora il suo mestiere, ma qui ci sono tutti questi ingegneri che fanno tutt'altro, evidentemente, come Piero, come lei, eccetera, no? E quindi daremo un aiuto a questo punto di vista. Però ecco, giornate come queste ci fanno capire che, insomma, dobbiamo vedere con un pochino più di ottimismo. Quindi ringrazio tutti i presenti per la bella giornata. La giornata continua con un pranzo in Piazza del Campo, che non è poi male, direi, insomma, ecco, per carità. Sì, questo non è dipeso da me, ci siamo impegnati, però tra l'altro c'è appunto una splendida giornata. E poi dopo ritorniamo per fare una visita guidata nel Museo delle Bicherne.